Buongiorno a tutti, da Simone Pistoia a Firenze. Volevo raccontare stamattina un piccolo aneddoto che mi è successo con la macchina di un cliente. Allora, questa qui che sto inquadrando adesso è una pompa benzina meccanica che praticamente il cliente porta la macchina stamattina perché gli si è rotta la membrana. Praticamente gli va un pochino di benzina nell'olio, non gli fa nulla, comunque è una macchina, un 125 specialty bialbero molto bello e ci tiene da suo papà e viene qui e gliela cambio. Quindi il problema qual è? Che la pompa gliel'ho trovata io, questa è la pompa nuova con tanto di scatoline eccetera. Praticamente questa pompa qui che c'è è a tre uscite, c'è un codice, quindi questa è la pompa nuova dell'epoca. Questa qui è una macchina che monta queste pompe qui e ce ne sono diverse, però questa qui è una pompa che sarà stata costruita minimo, qui dice 72, quindi mettiamo che sia dell'80, che sia 40 anni che è sullo scaffale. Allora, la storia di questa pompa è un po' particolare e la voglio raccontare perché, scusate, c'è un po' di raffreddore. Quando sono andato a cercare la pompa, praticamente dal mio ricambista, è successa una cosa un po' buffa. Sono andato lì, si chiama Sergio, dico: Sergio, oltre alla roba che prendo io, varia di pezzi di macchine normali, dico: c'ho un cliente così e così che ha un 125 special. Mi servirebbe questa pompa. Sono andato lì col codice. È andato là, ha detto: ti do un attimo un'occhiata. È andato là, è tornato qua con una scatolina identica a questa, che non era questa. Si guarda, dice: ho avuto fortuna, ce l'ho una, dice, di rimanenza lì in magazzino, sarà 40 anni che è lì. Vabbè, dico, mettimela in bolla che vado via. Dopo mi è venuto in mente, per fortuna gliel'ho chiesto, ma quanto me la metti a me, perché poi la devo dare al cliente? Allora, ma ha guardato sul computer, io non so cosa, praticamente dice 100 euro. Ma come dico 100 euro? Scusa, dico, ma la pompa, dico, prima cosa su internet, poi arrivo anche a eBay, costa dai 40 ai 60 euro. Dico 100 euro? Dico, una vita che l'avevi lì, e cioè mi sembra una cosa un po'. No, dici 100 euro. Ascolta, dico, io 100 euro di una pompa che ne costa 40 non te le do, rimettila dove era. Va bene, ciao, perfetto. Prendo l'altra roba che mi serve e vado, torno in carrozzeria. Però la pompa mi serviva. Al ritorno dico: mi fai vedere un attimino se a Firenze, nella sede di nostra di Firenze, che era Pistoia, un magazzino che conosco di rimanenza ce l'ha? Vado a questo magazzino, che ripeto, mi servo pochissimo, tipo una o due volte al mese se va bene. Si chiama, mi sembra Giancarlo, ora non lo so però, perché veramente lo conosco pochissimo. Chiedo se c'ha questa pompa, è molto gentile. Anche troppo, dice, vado a vedere, ma mi sembra di sì. Cacchio, dico. Ora dico: speriamo che non mi chieda 100 euro come quell'altro. È andato là, ha preso la pompa, che è questa qui che ho comprato, eccola qua, me l'ha portata sul banco, mi ha dato anche due guarnizioni nuove in omaggio, che sono questi che adesso dopo gliele monto. Una o due, mi sembra due, me ne ha date. Una, vabbè, tanto quella comunque ce l'ho. Me l'ha portata qua, dico, ora dico, questo qui, dico, mi chiede 100 euro, dico, fra me e me, dico che mi serve la pompa, perché il cliente sabato mattina, che è stamattina, viene a montarla. Ma mi dice: quanto la fa? Mi dice: se quanto la fanno su internet? Guarda, dico, io su internet non sono capace a acquistare, però se, mi sembra una quarantina d'euro, però guarda, gli ho detto, vai in ufficio sul computer e guarda. Lui si mette un attimo lì, la prende, la gira, la rigira. Vabbè, dice tanto che l'ho lì sullo scaffale, dice, non so che fammene, 30 euro va bene? Dico, va benissimo. Questo è lo scontrino che io ho pagato, perché non mi sono fatto fare la bolla, perché ci serve talmente poco che
il fine mese con lui non ce lo faccio. Questo è lo scontrino che io ho ottenuto per far vedere. Eccolo qua, se mi riesce a inquadrarlo. Se mi riesce a inquadrarlo perché non mi zooma bene. Comunque si legge. Eccolo qui. Totale pagato euro 30. 30 euro. Eccolo qua. Quindi praticamente 3, 6, 9, se ce ne compravo 3 e mi restava 10 euro. Cos'è successo? È successo che quel signore, il primo, che vado a prendere la roba io quasi tutte le, praticamente tutte le settimane, anche 2 o 3 volte alla settimana, cosa gli è scattato nella sua testa? Siccome dice gli serve, non si trova, ce l'ho io e gli sparo un proiettile. Questo signore si è comportato molto male nei miei confronti perché sono cose che non si fanno, voleva fare un approfitto e con mio fratello abbiamo deciso che a fine di novembre gli paghiamo le 3 o 4 fatture che c'ha con la bancaria e poi andiamo da un altro fornitore, da quello che me l'ha messa 30 euro, che è il suo prezzo, anche 40 andava bene. Voglio aprire una parentesi, siccome io non sono capace di acquistare su eBay, però ho acquistato delle volte, in che modo? Che praticamente nella descrizione, se vedo la ditta o c'ha un bigliettino o qualcosa, gli telefono. Se mi fanno il contrassegno prendo la roba, se no non la prendo. Perché una volta due dischi non andavano bene, mi è toccato tenermi perché indietro non me l'ha presi. Quindi logicamente al banco, prendendola al banco, lì ta, te la dà e qui e là. È più semplice, è più comodo. Cosa sarà costata a un'azienda questa pompa qui nel 1972? Io ho fatto un po' di calcoli, lira euro, anni 70, anni 2021, 15.000 lire che sarebbero paragonato 25 euro di oggi. 20-25 euro. È stata lì sullo scaffale 40 anni e quel signore, il primo, mi ha detto voleva 100 euro. Il secondo me l'ha messa 30 euro. Ditemi voi nei commenti cosa vi sembra più giusto. Una persona che ti vede 2 o 3 volte la settimana avrebbe voluto di un oggetto del genere da me, non da uno straniero, magari un miliardario inglese, 100 euro. Vi lascio aspetto un vostro parere nei commenti e comunque adesso la vado a montare. Un saluto, è arrivato, guarda, un saluto, grazie.